Camillo della Gherardesca iniziò a trasformare questo luogo bonificandone le pianure. Successivamente per matrimoni arrivarono gli Antinori e gli Cisella Rocchetta. Il più grande risultato l'ha conseguito Lodovico Antinori, mio cugino. Ha fatto l'ornellaia, fu il primo in Italia a rompere gli schemi e a creare una cantina assolutamente innovativa, grazie alle esperienze di Mario Incisa, di Lodovico, di Piero Antinori e di tanti altri. Abbiamo saputo interpretare il gusto che si stava formando. Un tempo mi si diceva: senti, buono, questo è il vino del contadino. Oggi, se lei facesse bere il vino del contadino, non glielo compra nessuno. Nel Biserno io trovo la caratteristica principale è il grande equilibrio fra le diverse componenti. Quindi è un vino molto calibrato che viene registrato di anno in anno e migliora costantemente. L'insoglio invece è un altro discorso. L'insoglio è proprio il blend che è affascinante. C'ha un 32% di Syrah che lo rende assolutamente imbattibile. La cifra d'affari non è scesa, nel senso che il valore unitario del vino è molto più elevato, quindi si producono vini di maggior qualità. Da un lato la gente beve sempre meglio e dall'altro c'è sempre più gente che beve, perché quando provano il vino è una bevanda di assoluta compagnia, è una bevanda intellettuale, è una bevanda che ha una cultura all'interno, ha una storia. Ah, quando te metti in bocca un sapore di un bicchiere di vino, ti immagini la fatica che è stata spesa per costruire la vigna, per coltivarla, per coglierne l'uva, per spremerla, per lavorarla, per imbottigliarla. For me, you know, it's a lot of science, chemistry and technology in winemaking, but it's also about tasting. You can study and study all that, but you need experience. You must remember that every year is different because of the weather and climate, and also depending on the soil and all the conditions. We grow the Bordeaux grape varieties, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon and Petit Verdot. We also have some Syrah, which is also a French variety, but not from Bordeaux. So our wines are Bordeaux wines. No, we compare ourselves with certain zones in Bordeaux, and there's a resemblance in the style and in the elegance and the finesse. Yet there is a difference and a sense of terroir. Here the wines are perhaps a little bit more generous, with plenty of fruit, with very good tannin quality. The Insolio 2009, Insolio del Cinghiale, which is a blend of Syrah, Cabernet Franc, Merlot and a tiny bit of Petit Verdot. This is a wine we make in a, above all, a fruity style. There's not much oak aging. The other wine is Il Pino di Biserno, which is a step up in complexity, and that's a blend of Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot and Petit Verdot, so the four Bordeaux varieties. A high quality wine will remain in the mouth. You will be tasting it. You can feel the flavors for even minutes after having swallowed the wine. And so balance, harmony and length is a sign of high quality wine. Se uno si impegna, chi semina raccoglie, diceva il proverbio. Questo è quello che mi prefiggo e mi auguro per la tenuta di Biserno. E niente, adesso ci stiamo dirigendo in direzione come si chiama sto posto, non me lo ricordo. Broccoli verso Bolgheri, eccolo il cartello. Oggi abbiamo bevuto probabilmente il miglior vino da quando siamo partiti.